Chilometro in 6 al via, non corre il 7 Locomotion M, favori al gioco per il numero 5 Name KRL. È il momento della partenza, partenza che avviene in questo istante con Pluto Trebbi che riesce a scavalcare Orgoglioso P e che ora probabilmente non si opporrà all'avanzata di Name KRL, quindi tutto come copione con Name KRL che si presenta su Pluto Trebbi e ne ottiene via libera, seppure con una leggera spesa perché Pluto Trebbi ha fatto un ottimo lancio. Andiamo un po' a vedere la situazione. Dunque, Name KRL soltanto adesso sta perfezionando il sorpasso e quindi i primi 420 dovrebbero essere abbastanza consistenti. Andiamo a misurarli. Beh, niente di particolare, 30 e qualcosina per Name KRL che battistrada nei confronti di Pudley Treb di Orgoglioso P. Più indietro Manuel Ramirez in quarta posizione e poi gli altri due con Lester Pigott in coda. Lester Pigott che ha un po' rinunciato alla fase di lancio. Dunque Name KRL, il favorito della corsa, sta conducendo nei confronti di Pudley Treb e di Orgoglioso P, mentre Manuel Ramirez prova ad anticipare l'avanzata di Pettirosso Jet, che vista l'andatura abbastanza comoda prova a guadagnare posizioni per linee esterne. Così ci avviciniamo al giro di boa della corsa. Il primo chilometro è un chilometro piuttosto tranquillo, attorno al 17 e qualcosina per Name KRL, che adesso ha all'esterno Pettirosso Jet, nella cui scia Luciano Messineo ha sistemato Manuel Ramirez, mentre la terza posizione del treno esterno è stata occupata da Lester Pigott. Lungo la corda invece Name KRL, Pusley Treb e Orgogliosa OP, quindi tutto un po' secondo copione. I cavalli stanno percorrendo la retta di fronte con Biagiolo Verde e Name KRL che continuano a mantenere la leadership della corsa. Ci avviciniamo al passaggio del miglio, vediamo un po' i primi 1600 metri di Name KRL. Sul mio cronometro 2-2 circa, quindi si viaggia da 16 frazioni almeno sin qui. A questo punto Name KRL dovrebbe ancora avere buone risorse nel suo serbatoio, ed infatti allunga, seguito da Pusley Treb. Difficile la progressione di Manuel Ramirez, mentre resta abbastanza passivo Lester Pigott. Cala invece Name KRL ed è Pusley Treb che viene fuori di spunto e dà l'impressione di poter prendere la meglio. Così è infatti, vince Pusley Treb un po' a sorpresa, quote di 10.08, Giuseppe Messineo in sediolo, trainer Salvatore Rosa Junior, i colori del signor Giovanni Pezzino, nei confronti del favorito Name KRL un po' calato nel finale, mentre l'Outsider Pettirosso Jet prende il terzo posto. Gara tecnicamente meno valida del previsto, comunque un tempo attorno all'1.15.5 per Pusley Treb. In numeri per questa seconda corsa di Palermo 4-5-3, ordine d'arrivo naturalmente ancora ufficioso.